Trame del tempo è un manuale che tiene insieme le due dimensioni dell'insegnamento della storia, quella del racconto dei fatti del passato e quella della riflessione sui fondamenti del racconto stesso. Ecco spiegato il titolo. I fili della narrazione, orientati secondo una precisa chiave di lettura, si intrecciano in un ordito i cui nodi sono le fonti e la storiografia. Pagina dopo pagina, integrando direttamente nel testo documenti e storiografia, il manuale restituisce allo studente la profondità e la ricchezza del lavoro dello storico, guidandolo verso un apprendimento consapevole che si rafforza nelle sezioni laboratoriali e si mette alla prova nelle attività di verifica di fine capitolo e di fine unità. Il nostro è un manuale che parla al plurale, racconta di poteri, tanti, diversi tra loro, in continua trasformazione, e parla di territori, ora frammentati, ora ricomposti, rivendicati o conquistati. E plurali sono anche le voci all'interno dei tre volumi. Vi troverete quindi a leggere, attraverso fonti anche molto difficili da reperire, le storie di contadini dell'anno 1000, di mercanti del XIV secolo, di operai durante le rivoluzioni industriali o di semplici soldati durante le guerre del Novecento. In tutti e tre i volumi abbiamo cercato di fornire un racconto storico su scala globale. E così le avventure dei pirati nei Caraibi tra 6 e 700 sono il riflesso del conflitto tra le potenze europee per il controllo dell'Oceano Atlantico. La rivoluzione haitiana guidata da Toussaint Louverture è parte integrante della storia della rivoluzione francese. Abbiamo provato anche a scardinare i pregiudizi che riguardano il rapporto tra centri e periferie della modernità. L'Africa non ha cominciato a esistere soltanto con il colonialismo europeo e l'Asia non ha cominciato a esistere soltanto come spazio di un declino rispetto al progresso dell'Occidente. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un serrato confronto con la storiografia più recente e più aggiornata. La storia dell'umanità è costellata di conflitti e di periodi di pace. Il Novecento, marcato da due guerre mondiali e dalla guerra fredda, risente moltissimo di questa dinamica e anche dell'affollamento e dell'accelerazione di eventi documentabili per diverse vie. Fotografie, testimonianze, canzoni, cinema e letteratura, storie di sport. La sfida è stata quella di raccontare la storia in modo avvincente per creare cittadini e cittadine consapevoli di che cosa è la storia e del perché ci serve.